Sono partiti l'ufficiale della posizione del cross della pellerina, li possiamo seguire adesso. Si sta riportando sotto, situazione anche di... Ognuno sta correndo ovviamente per la... E poi ancora tutti gli altri, la natura caratteristica. Non si salva preso a manco, passaggio per lui. Poi ancora cominciano a essere veramente fatto scorrevole da affrontare, per poi ritornare sui sali scendi, dietro. E poi finalmente il salto cognato arrivo. Meta della gara per loro, Pier Mariano Penone davanti a tutti, a seguire tanti atleti che si possono aggiudicare. Ancora sguardo verso tempo da lui in cor- davanti agli 1200 figura per lui corda sportivo e poi Gino Zarin e Gianfranco Pugnone arrivo per 1300 e poi Gennaro Castro 1542 Mario Bonici. Distanziate tra di loro Federica Arnone, Federica Bianchi, ecco ancora passaggio, passaggio anche per l'atleta della C-Sport, Camilla Calosso. Antonella Rabbia, lei qua, Maria Grazia Navacchia. Sono tutte promesse sui prati qua della pellerina. Ognuna al proprio passo, ognuna a guardare la propria classifica, ovviamente. Qua sono divise tutte le classifiche dalla lieve alla federale. Poco potremmo vedere là dietro il passaggio di Tarico Berafistea con chiavi di maggior interesse a questo punto la lotta per il podio tra Nicole Cavallera, Elisa Sorteto, Laura Fornelli.
e prima qua. Fermali. Sotto la conquista con lui, il grande posto, va al grande sesto posto. Davanti, a Giorgio Mondo, bravissimo, Elisa Saltoretto. Se noi cambiamo, terreno non è un pochino più sconnesso rispetto alle altre. E con 230 Marina Plavan. Gara 1431 Barbara Pozzati. Davanti a Emanuela Stella, Antonella Lazzi Meraro. Paola Barzanti, anche per lei. Gruppo e poi via via tutti qui, ovviamente ognuno corre per la sua categoria. SM50, SM55 c'è già anche per Domenico Lembo. C'è 4:45 Antonio Di Marco. Prima delle gare rispetto alle precedenti tiene col fiato sospeso per la primissima posizione del podio. In questo momento Ezio Martina e Walter Viceconte a giocarsi la gara quando siamo solo a un terzo di gara. Per loro ancora due giri. Giacomo Colodoro che ha corso in solitudine del terzo giro sotto tre gare. Qualche metro di sicurezza, sicuramente anche qualche metro rispetto a quelli dietro. Il 1308
passaggio anche per Calverisoli, ha stato delle chance a 2, sembra essere tra i 40 e i 45, l'ha detto Aurore del Vero che Valerio Brignone gareggia nella categoria M45, mentre Elio Pagnuzzi, atleta del 1993, gareggia nella categoria degli SM40, quindi non supremazia di categoria, però sicuramente tutti e due gli atleti vogliono essere i protagonisti della gara. Il giocatore italiano Valerio Brignone, tutti gli applausi, signori, eccolo qua Elio Pagliuzzi, bravissimo, questa bravissimo, stringe con i denti per chiudere Andrea Armellino, anche lui del cambiato, visto Ranetti, basta arrivare con loro e poi35, eccoli qua, partiti. Stefano Rolland, del 1900.